E torniamo in diretta dalla Palarico Piano di Pescara per questo match, il secondo anticipo della settima giornata tra la formazione del Pescara ed il Putignano. Putignano quarto in classifica, arriva dalla vittoria tennistica casalinga sul Napoli Vesevo, mentre il Pescara, padrone di casa, 7 punti in classifica, ha trovato in casa dell'ATS la sconfitta 4-1. Massimo. Sì, sconfitta che non era preventivata. L'ATS ha cambiato allenatore, è tornato Ramiro Diaz e ha esordito subito con una vittoria per 4-1, vittoria maturata negli ultimi due minuti di una partita molto strana, che il Pescara conduceva per 1-0, ha sbagliato più volte il raddoppio, ha colpito diversi pali e poi negli ultimi due minuti è stato sorpreso dalla grinta dell'ATS, che lotta per non retrocedere, che lotta su tutti i palloni fino all'ultimo, soprattutto in casa. Noi andiamo a vedere i quintetti a Pozzo Pescara con Barigelli, Pessé, Velasquez, Morgado e Menini. Questa è la scelta di Mario Patriarca. Invece per quanto riguarda il Putignano, Santana, Bruno, Noro, Piffer, Silveira e Adelmo per Massimo Monopoli. Tutto pronto dunque per l'avvio di questo primo tempo. Vedremo se il Pescara saprà subito dettare legge in casa. Gli manca continuità, l'abbiamo sentito dal tecnico Mario Patriarca. Proprio il Pescara con Velasquez, la prima azione, palla che se ne va in out. Ricordiamo che la regia è diretta da Beatrice Santarelli. Abbiamo i tantissimi tifosi del Putignano arrivati qui a Pescara per seguire la propria squadra, cerca di intercettare Silveira, ma la palla se ne va in fallo laterale. Ancora una rimessa per il Pescara in questo primo tempo. Inizio di partita con il Putignano che difende basso, vuole cercare spazi per le ripartenze. Palla che se ne va in fallo laterale, lancio troppo lungo, ma riparte proprio con Santana il Putignano. Cerca di fare pressing Dudu, Morgado. Ancora però palla la Putignano, passaggi in orizzontale, il tocco da parte di un giocatore del Pescara. Palla che se ne va in fallo laterale, sarà Silveira andare alla rimessa in gioco. Silveira, il passaggio indietro proprio per Piffer, ancora per il portiere Santana, il rilancio lunghissimo a cercare il proprio compagno, per la precisione Silveira. Palla che si va sul fondo con Pescara che andrà a rimettere con Morgado. Diverso atteggiamento tra le due squadre, molto aggressivo il Pescara che vuole recuperare palla nella zona di attacco, vuole rubare il pallone lì per cercare di fare meno fatica possibile per arrivare in zona gol. Invece il Pescara attua una tattica difensiva molto bassi, cercano gli spazi per le ripartenze. Ancora fa buona difesa la formazione del Putignano, però c'è l'errore da parte di Noro. Palla che se ne va in fallo laterale per la rimessa del Pescara, che adesso è nella metà campo del Putignano. Putignano l'abbiamo detto, in classifica è quarto con 12 punti, in difficoltà invece il Pescara con 7. Ora la palla in fallo laterale, è la volta proprio di Velasquez, Oscar Velasquez, 26 anni, lo scambio con Pessé, proprio lui che va sul pallone. Ancora per Velasquez, cerca di andarsene da solo, però ancora l'intervento, ruba la palla Pereira, però è brava a chiudere la difesa del Pescara con Menini, proprio lui sulla palla, cerca di fare pressing il Putignano. Rimessa in gioco per il Putignano con Piffer, la palla al portiere Santana, ancora per Silveira. C'è ancora un errore, la palla che va in fallo laterale, ma c'è stato il tocco da parte di Velasquez. Molto aggressivo il Pescara, non consente le giocate facili ai giocatori pugliesi che si trovano in difficoltà nell'uscita dal pressing. Noro, ancora guardate, cerca di mandare in profondità Piffer, il suo compagno, per la precisione Silveira, ma Silveira è fermo lì sulle gambe, non parte l'azione in attacco del Putignano. La rimessa per il Pescara quando mancano 17:56 al termine del primo tempo tra Pescara e Putignano. Scambio veloce ancora per Velasquez al centro per il solito Pessé, cerca di andarsene sulla zona sinistra del
campo il Pescara, però la palla se ne va in fallo laterale, ma c'è stato il tocco da parte del Putignano e rimessa ancora per il Pescara. Sbaglia tutto però Velasquez, palla che se ne va out e la rimessa per il Putignano. Ancora Putignano che cerca di far girare palla, il pressing da parte di Morgado, attenzione il pallone per Adelmo, ancora lui sulla palla, cerca di andarsene, due giocatori su di lui, bravo a liberarsi con lo scambio per Piffer, azione in verticale in avanti per il Putignano, ma c'è un fallo sul giocatore del Putignano, eccolo qui, lo vedete inquadrato, proprio Silveira, si lamenta Massimo Monopoli. Beh, qui c'è stato fallo nettissimo, è stato molto rischioso tenere palla da parte di Adelmo che è passato davanti alla palla, poi è riuscito a scaricare su un raddoppio su Piffer che ha trovato Silveira sulla fascia laterale, Silveira ha dribblato Velasquez che è stato costretto al fallo. È proprio Silveira sulla palla, vedremo, sicuramente sarà uno schema. Palla per Piffer, il tentativo di tiro ma fa buona guardia il Pescara che cerca di partire velocissimo con Velasquez, è un dribbling secco, il tiro però è telefonato, anzi toccato da parte di Noro, palla che se ne va a Santana che rilancia subito in velocità, però la palla se ne va in fallo laterale. Devono trovare qualche soluzione migliore in fase di disimpegno perché quasi sempre sono costretti dal pressing dei pescaresi a buttare il pallone, non possono continuare così perché Pescara sta attaccando molto bene anche se si schiaccia molto la squadra avversaria. Il tocco di mano Di Mani che viene rilevato su il tocco di Adelmo, l'arbitro del match, il primo arbitro, il signor Angelo Galante di Ancona, fischia il fallo a favore del Pescara. Indiscutibile, fallo di mano, ha allargato il braccio, è stato proprio un fallo di mano netto, è giusto il calcio di punizione fischiato dall'arbitro. Tutto pronto dunque per questa punizione per la formazione del Pescara. È pronto Morgado ad andare la battuta, prende una lunghissima rincorsa in due in barriera, uno di questi è proprio Adelmo, eccolo là da solo, parte Morgado, però è uno schema per il tentativo da parte di Pessella, palla ancora in gioco, palla che se ne va in fallo laterale, però il fallo laterale e l'assegnazione da parte del secondo arbitro Mario Iacuzio è per il Putignano. E qui rischiosissimo il passaggio di Pessè, stava per essere intercettato, c'era campo libero per il Putignano, fortuna per il Pescara che la palla ha rimpallato il fallo laterale o insomma nei pressi. Ancora guardate Silveira indietro per Santana, rilancio lunghissimo, blocca però Valerio Barigelli e va a toccare per il suo compagno con il Pescara che cerca di impostare nuovamente con Pessè, uno dei nuovi acquisti di questo Pescara, lo scambio per Pelletier, cerca in linee orizzontali di giocare però ancora per Pelletier, di fronte a lui c'è Adelmo, anzi che segue il giocatore, palla in verticale, buona la difesa da parte del Putignano, poi c'è il tocco nuovamente di Silveira, dovrebbe essere angolo, così è l'indicazione da parte del primo arbitro. Sì, ripeto, fa troppo poco in fase di disimpegno, deve migliorare nel possesso palla. Palla che viene tagliata al centro ma libera ancora la difesa del Putignano. Brava a bloccare ogni percussione da parte del Pescara, tenta di andare al tiro per le tema, la palla viene ribattuta, palla che si va ancora in fallo laterale con il Pescara che continua comunque a spingere. Adesso la palla per Morgado, lo scambio, va a riprendere il pallone, però c'è l'anticipo da parte del Putignano, ancora Pescara però a ripostare il gioco, ancora Pelletier, uno contro uno va a liberarsi, ancora il Pescara, il dribbling, il tiro da fuori da parte di Menini, palla che se ne va alta sulla traversa. E qui Silveira ha sbagliato tutto perché è andato a pressare da solo, c'è stato un 2 contro 1 dei giocatori pescaresi che sono usciti palla al piede e hanno creato la superiorità numerica, dopo è andata al tiro molto alto. Ancora Pescara che cerca di spingere, guardate la palla in verticale tagliata nell'area del portiere per Menini, però il pallone se ne va in fallo laterale, tanto ci sono i primi cambi, entra Schurz, Edgar Schurz, 31 anni per Mario Patrarca, subito questa scelta di inserire un nuovo giocatore.
È giusto, se vuol tenere alto il ritmo che faccia molti cambi, il Pescara sta pressando molto forte, è chiaro che il dispendio di energia è maggiore rispetto al Putignano che difende solamente. C'è l'errore da parte di Pessé, non si chiude il triangolo, palla che si va in fallo laterale per la rimessa del Putignano quando mancano 15 e 13 al termine del primo tempo tra Pescara e Putignano. Ricordiamo il secondo anticipo di questa settima giornata, nel primo il Montesilvano ha battuto il Caos 3-1, ancora Pescara in avanti, linea orizzontale ancora per Pessé nella zona destra del campo, cerca di accentrarsi Pelletier, ora vedete Schurz sul pallone, palla verticale verso il centro, ancora Pelletier uno contro uno, vediamo se proverà la giocata oppure offrirà questo pallone, ancora per Schurz dall'altra parte sulla sinistra, Schurz però spalla la porta, deve ripartire l'azione con Pessé, cerca di fare pressing Putignano, non riesce a trovare spazi ancora con Menini, il formazione del Pescara centrale, c'è Schurz però si deve ripartire sempre dalla propria metà campo, il Pescara ancora Schurz, il passaggio per Pelletier, cerca di fare una finta, fallo e c'è la punizione a favore del Pescara. Qui è stato molto bravo Pelletier a fintare di andare internamente, poi era passato di lato, ha perso il tempo Piffer, è stato costretto al fallo. Pelletier in arte Bico, però perde il pallone, prova a ripartire proprio Silvera, però riparte dal proprio portiere, da Rogerio Santana, 30 anni, italo brasiliano, ex Augusta e Belluno. Ancora però vedete il pressing che cerca di fare il Pescara, di togliere tutti gli spazi alla formazione del Putignano, adesso porta palla con Manzali. Ancora Putignano cerca di proteggere la zona pericolo, la formazione del Pescara che infatti riesce a contrastare, ma c'è ancora un errore però, vedete di nuovo Silvere nella zona sinistra, il taglio centrale per Manzali, prova ad andarsene da solo, liberazione dell'avversario, ma c'è il tocco e la ribattuta proprio su Manzali, la palla che se ne va in fallo laterale a favore del Pescara. E qui ha fatto entrare Manzali, la squadra ha molta più profondità, ma Manzali trova un bruttissimo cliente in Pessé che è un grande difensore oltre che un grande impostatore di gioco, sicuramente andrà in difficoltà, meno scendendo un po' il ritmo il Putignano avrà la possibilità di affacciarsi di più nella metà campo del Pescara e avere un terminale offensivo può essere utile. Putignano intanto è entrato in campo di nuovo anche Adelmo, vedete il pressing, è costretto Barigella a rilanciare, però riesce a offrire questo buon pallone per Menini, c'è ancora un fallo laterale, entrato in campo anche Battistoni per il Pescara. Gerardo Battistoni, eccolo lì inquadrato dalla nostra sapiente regia guidata da Beatrice Santarelli. Ora Putignano fa girare il pallone per Santana, passaggio raso terra, ancora guardate adesso per Bruno, lui sulla palla, il pressing da parte del Pescara, però attenzione c'è un fallo rilato proprio dal secondo arbitro, da Mario Iacuzio. E vediamo com'è cambiata già la situazione in questi ultimi due minuti, il pressing del Pescara non è più molto forte sul portatore di palla, riescono a gestire i giocatori del Putignano più semplicemente il possesso palla e trovano delle soluzioni migliori e non buttano via più il pallone. Due falli a testa tra Putignano e Pescara, cerca di andarsene da solo De Clesis, il colpo di tacco da parte di Bruno, però il Pescara riparte con Schurz in velocità, si va a piazzare Pelletier, il tiro in porta da parte di Schurz non riesce a trovare l'effetto, palla che se ne va in fallo laterale, molto difficile quella posizione, comunque grande azione Schurz che è dotato di un tiro fortissimo, prova a cercare la porta, non la trova anche perché l'angolo di tiro era veramente molto complicato. Ancora un errore da parte del Putignano, palla che se ne va in fallo laterale per la rimessa proprio di Gerardo Battistoni, 27 anni, argentino, soprannominato El Trator. Ancora Pelletier, lo scambio con Battistoni, ancora Pelletier, Schurz centrale, posizione centrale, ancora per Pelletier, lo scambio tra i due, cerca di fare un pressing alto il Putignano, ancora Pelletier sulla palla, cerca di fare quella guardia, anche Bruno scade sul pallone, Schurz sulla già sinistra del campo, cerca di andarsene, ma è bravo ancora il Putignano a rubare questo pallone, cercare di partire in velocità, il tiro dalla lunga distanza, una puntata da parte di Adelmo, palla che se ne va sul fondo, ma è il primo, scusate il bisticcio di parole, a fondo del Putignano, diciamo serio. Ha tirato molto lontano, però ha cercato di sorprendere il portiere con una puntata, ma ti ripeto è cambiato un po' l'atteggiamento tattico della partita da quando il Pescara ha smesso di pressare fortissimo sul portatore di palla. Pessé deve tornare indietro nella propria metà campo, accanto a Lucio Pelletier, non lo vede, vede invece Schurz, si accentra ancora per Pessé,
il passaggio sulla sinistra, il tiro dalla lunga distanza da parte proprio di Pelletier, la parata da parte di Santana, palla che se ne va in angolo, un'azione pericolosa comunque con un Pescara che sta giocando un buon match, che cerca di trovare i varchi giusti. Fino adesso grande il tiro di Pelletier, ma guardate la parata, la risposta di Santana, ancora Pescara che prova ad andare alla conclusione, perde l'attimo proprio Pelletier, palla che viene recuperata dal Putignano, ma più occasione per il Pescara. Bellissimo schema su calcio d'angolo, Vico Pelletier ha calciato a botta sicura, attenzione ora. Attenzione adesso il Putignano, l'azione dall'altra parte, il tiro che viene deviato da parte di Manzali, il tiro se ne va in angolo, comunque prontamente il Putignano risponde, la squadra di Massimo Monopoli. Si è aperta un po' la partita, le squadre si sono allungate in questo frangente, c'è stata grande occasione per Vico Pelletier che nel tempo era giusto, però non ha trovato la conclusione esatta tra i pali. La palla tagliata al centro proprio per Adelmo che non riesce a trovare il pallone. Intanto è entrato in campo anche Repetto, Giuseppe Repetto, 30 anni, non è in grandissime condizioni fisiche, però la possibilità di vederlo in campo anche questa sera per il Pescara. L'azione, proprio il tiro da parte di Giuseppe Repetto, avete visto che approccio al match di questo giocatore? Lui è un giocatore che sente la porta, è molto bravo in fase offensiva, in conclusione. Anche sabato scorso ho fatto un gol straordinario in rovesciata, un tapin in rovesciata dopo una grande azione. Eccola qui l'azione invece precedente con Pelletier a concludere per il Pescara. Beatrice Santarelli ci ha fatto rivedere la possibilità per la squadra di casa di andare a rete. Pescara che rimane comunque in avanti, fallo laterale quando stiamo entrando negli ultimi 10 minuti di questo primo tempo. Proprio Repetto sul pallone, lo scambio ancora con Pessé, Repetto, il cambio per Battistoni, lo scambio veloce proprio per Repetto, però la palla è decisamente troppo forte, non riesce a rubare il tempo all'avversario, precisamente su De Clesis, e palla che torna a Santana che fa ripartire l'azione del Putignano. Vedete che pressing sta facendo il Pescara, vuol togliere spazi al Putignano, marcature strettissime, guardate il Repetto che gioca a uomo, però si perde in questa circostanza proprio il giocatore del Putignano. Sì, Silveira qui ha avuto una grossissima occasione perché Repetto si è fatto sorprendere alle spalle. E il pericolo è quello quando tu pressi forte a uomo che tu ti possa trovare in linea e con l'1-2 la squadra avversaria possa trovare lo spazio alle tue spalle. Si lamenta Schurz, però c'è solo fallo laterale, va a rimettere proprio la palla a Schurz per Pessé. Ancora Schurz sul pallone con Pessé, ma vedete l'anticipo proprio da parte di Piffer, però ancora fallo laterale per il Pescara con Marisoni che cambia il gioco ancora per Pessé, lo scambio tra Repetto e Pessé. Schurz va in contro la palla, ma vedete il pressing da parte di Manzali, fa fatica il Pescara ad uscire, ancora con Repetto, lo scambio di Schurz, le triangolo che non si chiude per un niente con Repetto, palla che se va sul fondo. E qui guarda, è stata una grossa occasione, Schurz non è riuscito nel passaggio finale. Andiamo a sentire la panchina del Pescara in maglia strisce biancazzurre. Difficile Massimo comprendere le indicazioni da parte del tecnico Mario Patriarca, però ecco dai suoi gesti. No, lui vuole un movimento che poi la palla alta, come è successo con Repetto al volo per andare a calciare, poi vuole l'1-2, ma mi sembra un po' più difficile l'1-2 con una difesa bassa come quella del Putignano che sta giocando molto bene questo tipo di situazione. Però adesso si è alzato, il Putignano potrebbe anche essere un'ottima opportunità quella dell'1-2. Parigelli va a cercare, guardate con la grande giocata a Battistoni e c'è l'altra occasionissima per il Pescara. E ha fatto tutto bene perché lo stop è stato perfetto,
poi si è coordinato per cercare di sorprendere il portiere sinistro, è stato bravo Santana a respingere. Grande parata dunque di Rogerio Santana, ex Augusto e Belluno, ma ancora vedete la giocata da parte del Putignano. C'è stato il fallo proprio su Piffer, punizione, che c'è un nuovo cambio intanto nel Pescara, rientra Velasquez, Oscar Velasquez, nazionale paraguayano. Qui è stato bravissimo Piffer, cercava il tempo e lo spazio per far filare la palla in mezzo dove si era liberato un suo compagno, non c'è riuscito, sono stati costretti al fallo i giocatori del Pescara. Lo schema per la formazione del Putignano, lo scambio ancora tra Silvera e Piffer, ancora Silvera, uno contro uno, passaggio verso destra, ma c'è stato ancora il tocco del Pescara, l'assist era verso Noro, però la palla che se ne va in fallo laterale con la rimessa del Putignano, anzi è un calcio d'angolo, ancora Putignano alla ricerca della conclusione, ma c'è ancora un errore, palla che se ne va in fallo laterale con la rimessa del Pescara, e sarà Giuseppe Repetto a rimettere in gioco, anzi lo fa. C'è un po' di imprecisione, chiaramente la partita è molto importante, sentono questo i giocatori di entrambe le squadre e qualche volta eccedono in sicurezza e sbagliano i passaggi semplici. Pessè, dall'altra parte per Battistoni, e lui a portare palla, ancora lo scambio con Repetto che cerca di muoversi da destra a sinistra, il passaggio, il nuovo errore da parte di Pessè, chiede scusa a Velasquez, il giocatore del Pescara, ed è il Putignano a far ripartire la propria azione. Ancora un errore da parte questa volta del Putignano, errori da una parte e dall'altra, ma tu già l'avevi sottolineato Massimo. Ma il nervosismo, l'importanza della partita, sai, spesso succede che c'è un'incomprensione, la palla nello spazio invece che palla nei piedi, ed è bello che hai fatto l'errore. Il buon anticipo da parte di Adelmo, riparte da lontano il Putignano, spalla alla porta per Silvera, lo scambio proprio con Adelmo, però ancora fa buon gioco il Pescara, ma recupera con la palla e si mangia un gol praticamente fatto, Silvera a due passi dalla porta. Qui veramente è stato un grande errore Silvera, perché Noro aveva fatto una gran cosa, palla rubata, palla nello spazio alle spalle di Repetto, e Silvera corpo troppo indietro e manda alto il pallone. Questa dunque è stata la migliore occasione fino adesso, e dunque la più facile delle occasioni per il Putignano, sprecata malamente, il colpo di testa da parte del Putignano, ma ancora Pescara con Morgado, deve ripartire però da Valerio Barigelli che controlla la palla, la fa uscire in fallo laterale. Costretto dalle nuove regole, non poteva più recuperare il pallone, è stato costretto a far scorrere il pallone. Come sappiamo il pallone non può essere toccato due volte dal portiere, a meno che... No, deve giocare nella metà campo avversaria. Ancora Pescara, sta ad andarsene tutto solo il giocatore del Pescara, palla che se ne va in fallo laterale, la giocata da parte di Velasquez comunque va in protezione, intanto oltre il numero 7 Noro, il tiro da lontano, la grande diagonale da parte del Putignano con Silvera, palla che se ne va sul fondo, un'altra occasione per il Putignano. Qui grande azione, Noro benissimo in posizione pivot, stoppa il pallone, attira l'avversario e suola la palla per la corrente Silvera che calcia in diagonale, non trova la porta per pochissimo. Bruno, ancora per Noro, ancora Bruno, il tiro però telefonato, va a parare la palla Barigelli che fa ripartire velocissimo proprio Pellentir, però la palla viene ancora recuperata tra i piedi di Bruno. Se ne va in orizzontale la formazione del Putignano, ma guardate che pressing da parte del Pescara che poi va al tiro con Morgado, ma la palla si va sul fondo, ma c'era stato un fischio dell'arbitro, del secondo arbitro. E non so Iacuzio, se fallo laterale o fallo, penso fallo laterale. Comunque se li mette da lì col Putignano, lo scambio ancora per Silvera, di nuovo per Adelmo, palla dietro al portiere a Rogerio Santana, rilancio lunghissimo ma non trova Bruno che si è andato a appostare nella metà campo del Pescara che riparte nuovamente con Menini, serve sulla sinistra, ancora Morgado, ma ancora il pallone per Velasquez, cerca di andarsene, guardate che grande giocata
da parte del Pescara, il tiro di poi di Menini sfiora, lambisce il palo. Bellissimo questo taglio di Menini, trovato da Velázquez, non riesce, la torsione completa e la palla sfila sul primo palo, ma grandissima azione del Pescara. Ancora Putignano con Bruno, lo scambio con Adelmo. Bravo il Pescara però a rubare il tempo ai giocatori del Putignano e a guadagnare un fallo laterale. Mancano 6.57 al termine di questo primo tempo. La bordata da parte di Pelletti, la deviazione da parte di un giocatore del Putignano, fallo laterale. Bravo qua Silveira perché ha recuperato, aveva perso la posizione, aveva calciato benissimo Bico Pellentir, lui si è riuscito a mettere tra il pallone e la porta. Ancora Bico Pellentir va a cercare in verticale da una parte e dall'altra, adesso trova invece Dudu Morgado, ecco Dudu Morgado ancora, si accentra il giocatore del Pescara, palla indietro, non perfetta per Bico Pellentir. Ancora il rilancio molto alto, azione per il Pescara, il pallonetto però che non va da parte di Morgado, ma guardate l'azione adesso è per il Putignano, palla che viene rubata da parte di Velázquez, l'offre la palla per Bico Pellettieri, il tiro però se ne va sull'esterno. Bellissima azione di Velázquez, si è trovato bene Bico Pellettieri sulla destra, poi purtroppo non è il suo piede che è un mancino naturale, con il destro svirgola un po' il pallone. Attenzione, il gioco è stato fermato da parte dell'arbitro, cerca di offrire il pallone in verticale sul fondo il Putignano, però deve ripartire dal proprio portiere adesso con Bruno, palla che se va in fallo laterale, ma il fallo laterale per il Pescara che già ha rimesso con Velázquez il taglio al centro, ma c'è una deviazione, palla che esce ancora in out con il Pescara a spingere lì davanti. Sì, soprattutto ha ripreso a pressare forte il pallone e ha ricominciato a mettere in difficoltà i giocatori pugliesi che non riescono più, come avevano fatto nei 5 minuti precedenti, a venire fuori più facilmente. Pessé, posizione centrale, lo scambio con Menini, cerca di far girare palla ancora per Velázquez, ancora per Menini, la finta, sono tre giocatori davanti al giocatore che stava portando palla, cerca di liberarsi Oscar Velázquez, ancora un errore, il tocco da parte di Noro, palla che se va in fallo laterale, ancora però per il Pescara. Molto pericoloso qui la giocata di Velázquez, Noro per poco non è riuscito a rubare il pallone, sarebbe andato a campo aperto. Attenzione, possibilità per il Pescara con Menini, palla che viene ribattuta da parte di Silveira, ancora palla in fallo laterale col Pescara che è sempre lì. Ancora prova il tiro, ma deve ancora giocare questo pallone Oscar Velázquez, lo scambio di nuovo con Menini, deve partire da lontano, provo Menini, offrirà la palla al proprio portiere a Barigelli, il rilancio lungo da parte di Barigelli, palla sul fondo, sarà il Putignano per ripartire con questa azione, intanto c'è un cambio entrato nel Manzari, nel Putignano, viene subito cercato, però la palla se ne va fuori, tanti errori in questo match. Ma gli errori sono comprensibili, c'è molta pressione sul portatore di palla, soprattutto il Pescara la effettua. Ruba la palla proprio Manzali, palla che se ne va in fallo laterale col Putignano adesso avanti a pochi metri dalla porta di Valerio Barigelli.